vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 8, benvenuti al Circolo Sportivo Sport City, terza giornata di Serie A2 del girone dello Sport City. Schierate in campo il Campus Biomedico e lo Sporting Blues. 6:46 ai saluti. Ranieri, lancio lungo. In area di rigore, lo stop e il controllo che vale il gol dell'1-0 da parte di Calderone al primo acuto. Il Campus Biomedico si porta sull'1-0 e colpisce. Vantaggio degli uomini in maglia bianca. Campo prima agiva sulla destra, Perticarini vince un paio di rimpalli. Perticarini all'occasione di pareggiare. Perticarini colpisce male. Che buona opportunità per lo Sporting Blues. Sporting Blues a rilancio in avanti. Cercando Vazzana, vince il controllo, Vazzana supera l'avversario, Vazzana! Di forza se n'è andato, di forza ha segnato il numero 99, è il gol del pari per lo Sporting Blues che rimette tutto a posto. A cercare Calderone che si appoggia perfettamente a Ferreri, Ferreri pensa il destro, lo effettua! Presa a terra dell'estremo difensore dello Sporting Blues. Calderone cerca di saltare l'avversario, la palla arriva nuovamente a Calderone in area di rigore e la palla che va fuori di pochi centimetri. Era l'opportunità per il Campus di tornare in vantaggio, sprecata dal numero 9. Dai giocatori dello Sporting Blues che perdono un bruttissimo pallone con Calderone che tira le spoltiere a respingere il gol del possibile 2-1. La palla rimane in area e poi viene messa via. Partenza del Campus Biomedico con Provenzale a sinistra. Chiede lo scambio a Calderone, la palla arriva al destro secco da parte del numero 11 Ferreri, la palla rimane in area e c'è un fallo che fischia poi l'arbitro. Buona opportunità per il Campus Biomedico che questa volta va male col controllo. Quindi Vazzana, il tacco di Vazzana per Perticarini, stupenda manovra dello Sporting Blues, tiro troppo centrale di Perticarini. Dell'1-1 prova il controllo, chiuso da due avversari, poi spalla la porta, è davvero uno dei migliori. La palla viene messa sul secondo palo per Ticarini, gli viene negato un euro gol in sforbiciata. Palla in area di rigore, clamoroso gol del Campus Biomedico che va sul 2-1. Da una mischia nasce il gol del vantaggio. Palla persa dello Sporting Blues che si addormenta sul pallone, 2-1. Chiede un fallo che non c'è, De Fato controlla il pallone, De Fato la galoppata del numero 11, palla messa in mezzo a porta vuota, arriva la doppietta personale di Vazzana come nel primo tempo. Lo Sporting Blues, dopo aver subito il gol del vantaggio avversario, va sul pari, questa volta è 2-2. Ora prova a proteggere il pallone Calderone, il controllo poi è il destro secco da parte di Ferrari che finisce fuori. Il Campus prova a rispondere con Ferreri, Ferreri col sinistro, è un gol sensazionale del giocatore in maglia bianca e capitano del Campus Biomedico che va sul 3-2 con quest'euro gol di sinistro di Ferreri. De Fato si sgancia sulla sinistra e chiede a gran voce il pallone che arriva verso Vazzana che controlla, Vazzana può girarsi, ancora Vazzana, va vicino alla tripletta personale, il tiro però esce di un soffio. Vazzana cerca e trova il controllo, cerca e trova anche l'appoggio, il sinistro fuori di un soffio e lo Sporting Blues va vicino ancora una volta al pari. Rimessa lunga a cercare Calderone, riesce nel controllo, Calderone va poi col sinistro, trova nuovamente Fiori presente, poteva essere un gol clamoroso che chiudeva il match, quello di Calderone. Perde il rimpallo, il pallone esce e termina qui il match. Il Campus Biomedico batte 3-2 lo Sporting Blues, partita soffertissima per gli uomini in maglia bianca che tre volte in vantaggio, alla terza volta riescono a portare a casa i tre punti.